andare a seguire tutto il gruppo e quelli che vanno più veloce verranno eliminati da questa bici in città, va bene? Anche qui non vi mettete e correte però, perché se vi fate male, poi che facciamo? Noi viviamo la festa. Siccome stasera è una festa, cerchiamo di divertirci, va bene? Sì! Ok? Allora, adesso stiamo qui, vi riposate un attimino, niente d'acqua, va bene? Così potete fare questo percorso dissetati, va bene. Noi quando torniamo, quando si ritorna, si fa un percorso, no? Si parte da qui, si scende per la piazza, poi si risale dalla scuola elementare, si arriva a Piazza Albi, quella vicino alla banca. Ne avete idea? Ci si ferma lì, ci riposiamo un pochino, va bene? E poi di nuovo si riparte per arrivare lì a Piazza Stadio. Va bene? Allo stadione, va bene. Lì che cosa succede? Vi fermate, vi riposate un altro pochino, tutti insieme in gruppo. Perché chi esce fuori dal gruppo non partecipa più alle lezioni. Quindi lì ci riposiamo un pochino. Consumiamo qualche bevanda per dissetarci e si riparte, si ritorna qui, ci mettiamo così come siamo adesso qui, in questo modo, quindi non è che ognuno se ne va per conto proprio, dobbiamo metterci così come siamo adesso, vi daremo il dolce, vi daremo il gelato e poi vi daremo anche una medaglia di partecipazione a Bici in Città, va bene? Dopo che abbiamo dato la medaglia facciamo questa benedetta estrazione. È il più fortunato che sarà quello che poi si sarà comportato meglio. Quello che non avrà corso, quello che insomma ha rispettato le regole, quello lì verrà estratto e vincerà una bici grande. Va bene? Ok? Quindi adesso fermatevi così, perché se voi vi stancate poi il percorso non lo fate. Quindi state tranquilli un pochino, che adesso vi diamo la bottiglietta d'acqua, ok? E aspettiamo che vengano gli altri. Fuggiamo da star, si parte stasera, è meglio domani, guardiamo la partita, so già com'è finita, e allora, ecco la bici, fuggiamo e chi lo sa, si parte sul serio, dai, partiamo da grande, partiamo da star. Facciamo che andiamo, c'è gente che ha pagato, non può finire qui, ci stanno chiamando bacini, dai si va, aspetta un momento, quella in prima fila mi ha guardato, ci sta, sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare.
bicicletta a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Dai capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina. Fai un fumetto respirando mentre mi sto innamorando. Lungo i viali silenziosi insieme a te, con quegli occhi allegri accesi, entusiasmo da ragazzino. Vieni, dici, ci mangiamo un panino, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti stai soffiando. Io mi sto sempre più innamorando. Bicicletta contro te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo, dove il futuro è nato stamattina. Prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. Passeggiando in bicicletta tra te, pedalare senza fretta la domenica mattina. Tra i capelli una goccia di vino, ma che faccia rossa da bambino. Fai un fumetto ispirato. Ah.
vita. Thank you.
aspetta a morire in Roma senza fretta, ma dentro che ci vogliono dare, così ci passerà il mal di mare. Ma come veniva la bicicletta, il campanello sembra una tetta, e suona solo il campanellino, con un panino e suono di te. Bicicletta, biciclette amore, bicicletta, mi hai preso il cuore. Saluti e baci a tutta la gente, mi sento meglio di un presidente. Stasera tutti in bicicletta, andiamo in pochi ore. Bici, bicicletta, bici, bicicletta, bici, bicicletta, tengo in su tutto per te. Bicicletta, metto in garage la mia lambretta, sopra la canna la tua sottana, sento suonare la tua campana. E noi veniamo dalla campagna, dove la pioggia ci ha fatto il bagno, e tu sei bella sulla salita, che per mazzetto lo dai a me. Bicipi, bicicletta, biciclette amore, bicipi, bicicletta, mi hai preso il cuore. Salute e baci a tutta la gente, mi sento meglio del presidente. Stasera tutti in bicicletta, parliamo e pochi coro con voi. Bici, bicicletta, biciclette amore, bici, bicicletta, mi hai preso il cuore. Salute e baci a tutta la gente, mi sento meglio del presidente. Stasera tutti in bicicletta, parliamo in pochi poro. Salute e baci a tutta la gente, mi sento meglio del presidente. Stasera tutti in bicicletta, parliamo in pochi poro. Bici, bicicletta, bici, bicicletta, bici, bicicletta, e in questo tutto per te. Bici, bicicletta, bici, bici, bicicletta, bici, bicicletta, e in questo tutto per te. Bici, bicicletta, bici, bicicletta, bici, bicicletta, e in questo tutto per te. Così di fretta pedalando con ardor, le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Io ti sospingerò e spingendoti alla vita d'amor ti parlerò. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? L'ora per fretta resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi i tuoi baci, è tanto bello far l'amore. Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti corridor. Dai, 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 dai. Passi una maschietta in bicicletta, passerà, vedrà che ognuno la perla. La testa girerà e allegro canterà. Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Le gambe snelle, corride belle, ma
già messo la passione dentro al cuore. Ma dove vai con i capelli al vento, col cuor contento e col sorriso incantatore? Se tu lo vuoi, o prima o poi, arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospirerò. E stringendoti alla vita, d'amor ti parlerò. Da dove vai, bellezza in bicicletta? Non aver fretta, resta un poco sul mio cuore. Lascia la bici, dammi il tuo cuore. Noi vi daremo una medaglia, che è la medaglia del live, perché siete stati tutti bravissimi. Va bene? Avete portato la regola. Non c'è un vincitore, va bene? Non me li dovete
potete dare a me. Non c'è un vincitore, ma ci sarà l'estrazione di un premio unico che, diciamo, testimonia questa a testimonianza di questa manifestazione, che vi resterà, diciamo, il ricordo di questa manifestazione. Gli anni scorsi abbiamo fatto un televisore, l'anno scorso ancora abbiamo fatto un tablet, insomma stiamo cercando ogni anno di fare qualcosina di diverso. Quest'anno c'è una bella bici, che è una bici detta una bici per la vita, perché noi siamo il gruppo Aido. Sapete che cos'è il gruppo Aido? No? Allora, l'Aido significa Associazione Italiana Donatori Organi, va bene? E allora, significa praticamente fare un gesto per un nostro fratello, ma non un fratello di sangue, un fratello, perché siamo tutti fratelli, quindi per una persona che ha bisogno, l'Aido si mette a disposizione, con un discorso che forse adesso è troppo complicato fare, però verremo nelle scuole più in là e sicuramente vi spiegheremo meglio che cos'è l'Aido. Allora, adesso passiamo a questa estrazione, però mi avete lasciato da sola. Allora, facciamo questa estrazione e vediamo chi... Ah, non mi serve. E vediamo chi di voi sarà quest'anno fortunato a vincere questa bici. Una bici che vi sarà consegnata direttamente a casa in questa settimana, va bene? Allora, adesso facciamo un po' di suspense, come si dice, no? Creiamo un po' l'atmosfera. Dai, bravo! Complimenti ai ragazzi prima di tutto, bravi. L'espressione con cui si tiene bici in città, come che anche i referenti della UISP hanno avuto modo di dirla, è proprio un momento per stare insieme e non è certo una gara vera e propria. Lo spirito deve essere questo, ecco, quello della gestire in maniera conviviale, stare insieme e avere la possibilità di poter valorizzare quello che è un significato importante, lo sport, la capacità di saper essere elementi di aggregazione e di valenza sociale. Questo è un gran lavoro che io voglio anche riconoscere e dare atto a chi si impegna ogni anno ad organizzare qui da noi, bici in città, e tra l'altro sovrapponendola anche con le altre funzioni che sono quelle relative all'attività dell'Aido, una straordinaria associazione che lavora anche facendo un servizio per gli altri ed a favore di quelli che sono le persone che hanno problematiche sanitarie e quant'altro, per cui una attenzione duplice su quelle che sono le funzioni, le attività nell'ambito sociale stesso. E tra l'altro se questo si conclude poi ora anche con quello che è un premio, una bici a favore dei ragazzi, credo che sia un valore ancora di più, e più che fare io un'espressione, facciamo fare una bambina piccolissima che è l'espressione più bella di quella che può essere prendine una, ci riesci? Prendine una, no, non prendo una. Prendine una, vai! Uno, 10, 1. Eccolo qua! Fermi tutti quanti! Vai qua! Vediamo chi ha vinto! Allora, il vincitore, guarda caso, il numero 1, Arcuri Giuseppe! Giuseppe! Brava Giuseppe! Bravissima Giuseppe, un applauso!
in settimana. Noi il numero uno. C'è il nome, bene, c'è il nome. In settimana vi faremo avere la bici, va bene? Ok? Dove? Dove? A casa loro, dove? Allora, non che lo va bene, ok? Perfetto. Allora, io volevo, per una mia dimenticanza, volevo invitare qua, tanto l'altro, che è il presidente del... Volevo semplicemente ringraziare chi ha organizzato oggi l'iniziativa Laido insieme a tutti i collaboratori, soprattutto per quanto riguarda Pino Bevilacqua. E poi un caro saluto al sindaco di Cotronei, che è una persona, diciamo, che io conosco da tanti anni e con cui abbiamo condiviso tante cose insieme, da tutti i punti di vista. E ora, per quanto riguarda la bicicletta, come diceva prima la Presidente dell'Aido, è soprattutto un momento di socializzazione dove bisogna stare insieme, bisogna divertirsi e bisogna fare tutto quello che può essere, diciamo, utile a stare insieme. Ora, quest'anno è già un successo essere qui e lavoreremo anche per l'anno prossimo per sì che sia ancora meglio di quanto abbiamo fatto quest'anno. Quindi ancora un grazie a tutti e ripasso la parola. Non andate via, perché non è che è finita la bici in città ancora. Ci sono tanti dolci di là, dall'altra parte, in quell'angolino là, con le bevande. E quindi possiamo chiudere questa bella manifestazione mangiando il dolce. Io vi do appuntamento l'anno prossimo per la 7ª edizione di Bici in Città e vorrei ringraziare io personalmente, Presidente dell'Aido, tutti i miei collaboratori. E che dirvi? Ci vediamo l'anno prossimo, va bene? Grazie.